Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi un'immagine un poco diversa, sto registrando con il mio iPhone XR perché voglio farvi vedere come si può fare una pulizia completa delle vostre fotocamere APS-C ma anche full frame. Vi faccio subito vedere cosa ci serve. Ci serve una pompetta per l'aria, del liquido per pulire le plastiche e vetri, il classico Verrill, pennellini veramente morbidi. Questo ha anche una particolarità che ha un puliscilente. Poi magari vi lascio un link in descrizione con un kit del genere. Poi dei pulitori per lenti, una pezza, un'altra pezzetta, sempre super morbide ovviamente. E questa è la cosa principale, ovvero sono dei stecchini di vestiti di stoffa antistatica che servono proprio per pulire il sensore della fotocamera, oltre al liquido per pulire i sensori. Ora vi faccio vedere passo passo come viene effettuata una pulizia completa della fotocamera. Allora ragazzi, questa è la nostra fotocamera che dobbiamo andare a pulire. Questa è la mia Sony Alpha 5100 che posseggo oramai da più di un anno e va una bestia, vale veramente una bestia. Però io per esempio il sensore non l'ho mai pulito, oltre a fare solo pulizia esterna, insomma, quindi è ora di andarla a pulire. E andiamo subito a vedere come pulire questo tipo di fotocamera. Prima di tutto andiamo a togliere il tappeto che ci dà fastidio, mettiamo da parte. Andiamo a togliere l'obiettivo, lo mettiamo un attimo da parte e questa è la nostra fotocamera col sensore che dobbiamo andare a pulire e parte tutta la scocca. Quindi cominciamo con la lente e poi andiamo avanti man mano. La lente andiamo prima a pulire la parte interna, andando a soffiare in questo modo per togliere tutta la polvere. Ecco, sembra pulita. Ora un attimo qua con una pezza di questa che volendo sono tipo dei fogli di carta di stoffa leggeri leggeri, ne prendiamo uno e andiamo a pulire l'interno della lente dolcemente, facciamo così un angolino e andiamo a pulire facendo dei piccoli cerchietti, andando bene a pulire i contorni. Questo è molto importante perché delle imperfezioni o della sporcizia sulla lente possono andare a rovinare la nostra foto, il nostro video che andremo a girare. Ecco, una volta pulita bene la lente così, questa carta lascia un poco di peletti in giro. Quindi andiamo di nuovo a soffiare. È perfetto, brilla. Ora andiamo con la parte frontale. Andiamo a togliere il tulipano. Andiamo sempre a soffiare per togliere il grosso della polvere. Andiamo a prendere la nostra pezzetta di prima, che è ancora buona. La rigiriamo solamente e andiamo a pulire la lente. Facendo una leggera pressione, ok. Come prima andiamo a soffiare di nuovo. Perfetto, la nostra lente brilla. Non c'è nemmeno un alone, perfetto. Soffiata generale di nuovo. Ok, la nostra lente è pulita e la mettiamo da parte. Ora arriva la parte più delicata, ovvero andare a pulire il sensore della fotocamera. Come vedete sul sensore ci sono alcuni peletti di sporcizia dovute al togli e metti lente e dovremo andare a pulire tutto. Per prima cosa andiamo a farci una soffiata delicatamente.
Ok. Una volta tolta tutta la polvere, dobbiamo andare a prendere un nostro stecchino. Lo andiamo ad aprire. E non toccando assolutamente questa parte qua, deve essere super pulita. Eccoci un altro. Andremo a fare un passaggio così. Poi andremo a rigirare in questo modo e a fare l'altro passaggio, non passando mai due volte con lo stesso lato. Andiamo all'inizio del sensore. Così. E ora al contrario. Ok. Sembra uno spreco, ma meglio non rischiare di graffiare il sensore. Andiamo a prendere un altro stecchino pulito e il nostro liquido per pulire i sensori. Andiamo ad aprirlo. Questo apprendese è nuovo, mi è arrivato oggi. E ne ho approfittato per farvi vedere come si pulisce la camera. Prendiamo lo stecchino pulito e andiamo a mettere un paio di gocce. Solo da un lato. Rifacciamo il procedimento di prima. Abbiamo fatto il passaggio col lato bagnato, quindi adesso andiamo a girare e facciamo al contrario. Ok, non ho mai visto brillare così tanto questo sensore. Pulitissimo. Ora andiamo a richiudere con la lente. Ok. Ora andiamo a fare la pulizia generale della macchina. Conviene sempre pulire prima il sensore e la lente. Così che poi, quando andremo a pulire tutto il resto, non abbiamo il pericolo che andranno dei pezzettini di polvere o di schifezza all'interno del sensore, perché senza protezione è veramente facile danneggiarlo. Ed è il cuore della nostra fotocamera. Quindi, spruzzatina generale, giusto per togliere il grosso della polvere, diciamo quella che si leva anche così. Schermetto. Ok, adesso andiamo a chiudere questo liquido qua. Comunque il liquido è tantissimo, quello che esce e ne serve veramente poco. L'unica cosa, compratene tanti di questi, perché come voi potete vedere ne usiamo due alla volta per ogni pulizia. È vero che la pulizia del sensore va fatta ogni 2-3 mesi, diciamo così, anche 4. Dipende dall'utilizzo e da quante volte si cambia la lente. Però è bene averne tanti. Poi comunque vi lascio un kit in descrizione già con liquido e tutto, che ovviamente non costa un rene. Continuiamo la nostra pulizia. Prendiamo il nostro liquido, quest'altro per i display. Questo è un classico liquido per pulizia display e LCD. Andremo a spruzzarne un po' qua per pulirlo e per il resto lo spruzzeremo su una pezzettina. Cominciamo con la pezzettina in tutto questo. Tre spruzzi, niente di che. E cominciamo a pulire. Una bella strofinatina. Perché a noi le macchine ci piacciono pulite. Non è solo una questione di immagine, ma le macchine devono essere pulite per funzionare al meglio. Ok, una bella pulitina anche ai batuffoloni qua. Dopo devo andare a ripulire la lente, mi sa. Ci ho messo la mano sopra. Però guardate, quando è bella pulita,
Ora ci ho appoggiato la mano, ma torna luccicante perché è antistatico. Il liquido, cioè queste pezzettine sono antistatiche, quindi vanno a pulire bene e poi non attirano più la polvere. Quello le consiglio veramente, queste pezzette che sono uno spettacolo e costano una stronzata. Ok, pulizia generale esterno fatta. Ah, devo pulire il flash. Anche che non lo uso mai, sinceramente. Però una pulitina non gli fa male. Ok, ora pulizia fatta bene al display. Ecco, sbattevo anche il telefono a terra. Ah, se vedete i graffietti, non vi preoccupate, ci ho messo una pellicola sopra appunto per evitare. Magari vi metto il link anche di questo, che è comodo avere la pellicola protettiva sul display. Ok, ora prendiamo la pezzetta asciutta, sempre per i display. Ok, qua, pulita. Prova di accensione. E voilà. Non c'è nemmeno un flare, perfetto. Pulizia riuscita. Ragazzi, come avete visto, pulire una fotocamera completamente non è questa cosa talmente difficile come ci fanno credere, anche pulire il sensore. E vi confesso che questa è la prima volta che io pulisco un sensore di una mirrorless e l'ho fatto con voi. Appunto per farvi capire che è estremamente facile, basta solamente essere delicati e stare attenti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, premere la campanellina e di condividere questo video se vi è piaciuto. Vi ringrazio di aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo video. E come al solito, qui vi iscrivete e questi sono due video da guardare. Ciao ragazzi e alla prossima!